Bentrovati ancora a Trieste in diretta. Ci occupiamo ora invece di scienza. In studio con noi c'è Marianna Maculan, responsabile delle relazioni esterne per l'ICGB. Buonasera e bentrovati innanzitutto. Buon pomeriggio. E via Skype a breve, non so se è già collegato, avremo Max Paoli del TVAS, con cui tra l'altro è stato siglato un accordo con l'ICGB. Buonasera e bentrovato. Buonasera. Allora, iniziamo a spiegare insomma, le basi, no? Per chi ci segue da casa con Marianna Maculani. Innanzitutto, cos'è l'ICGB? Così da casa subito chiariamo diciamo così, il tema centrale del discorso a chi ci segue, così diciamo, riescono a mettere in ordine le cose. Partiamo da questo. Perfetto. L'ICGB è un centro di ricerca internazionale, un'organizzazione internazionale. E la sede a Trieste, al Padriciano, siamo ospitati dall'area Science Park. Il nostro mandato è quello di promuovere la ricerca scientifica, la formazione e il trasferimento di tecnologia nell'ambito delle scienze della vita, al fine ultimo di promuovere lo sviluppo sostenibile in linea con l'agenda di sviluppo delle Nazioni Unite. Bene, allora ICGB è UNESCO attraverso l'Accademia Mondiale delle Scienze, TVAS Italia, hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione e dare impulso allo sviluppo di capacità nel campo delle biotecnologie, che è un argomento di cui si parla spessissimo di grande autorità, di grande attualità e dei settori correlati. Quindi come è nata questa idea di collaborazione? Lo chiedo prima a Marianna Maculana e poi andiamo anche dal nostro responsabile in questo senso da parte di TVAS. Partiamo dai CGB. Sì, allora questo accordo è stato siglato il 22 giugno e hanno firmato i nostri rispettivi direttori generali, quindi per ICGB il dottor Lawrence Banks, per TVAS il professor Romain Murenzi. Ed è una partnership, diciamo, naturale tra le maggiori organizzazioni internazionali sul territorio e che si occupano di scienza e di formazione della ricerca scientifica. L'accordo vuole rafforzare le capacità scientifiche dei ricercatori e ricercatrici nei nostri stati membri, che sono prevalentemente stati in via di sviluppo. E infatti questo accordo ha un'attenzione particolare all'Africa e alle donne. E come facciamo a rafforzare le capacità scientifiche? Abbiamo in programma un progetto di borse di studio congiunte, TVAS ICGB, con cui porteremo delle ricercatrici e ricercatori nei nostri laboratori ICGB. Noi abbiamo laboratori, tra parentesi, laboratori a Trieste, poi a Città del Capo in Sudafrica e a Nuova Delhi in India, e poi abbiamo una rete di centri affiliati in 40 stati diversi, e quindi porteremo questi ricercatori a fare ricerca di alto livello sulle biotecnologie e l'ingegneria genetica a livello di post-dottorato. E questo accordo anche prevede l'organizzazione congiunta di conferenze internazionali, di corsi, scambi di esperti. Il fine ultimo è proprio di rafforzare, di creare una comunità scientifica anche nei nostri stati membri e di coinvolgere le donne e di rafforzare la capacità scientifica in Africa soprattutto. Giro la domanda anche a Max Paoli, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo nel campo delle biotecnologie di questo programma, e ricordando anche quello che fa TVAS da un punto di vista proprio operativo in questo campo, di quello di cui si occupa e i progetti insomma, principali che sono in campo in questo momento, in cui da quello che si è un po' capito anche dai nostri diciamo, dialoghi con i ricercatori, praticamente un po' tutti si stanno occupando di Covid. La TVAS è un'organizzazione, anche un'organizzazione internazionale come l'ICGB, è un'unità di programma dell'UNESCO e fu fondata a Trieste nel 1983 dal
premio Nobel, lo scienziato pakistano Abdus Salam, che fu sostenuto da un gruppo di illustri scienziati italiani, grazie ai quali questa iniziativa poi prese piede. E l'Accademia, oltre ad essere un'Accademia della Scienza, porta anche avanti dei programmi per rafforzare la capacità scientifica di ricercatori nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi su quei paesi che le Nazioni Unite definiscono come i paesi meno sviluppati. L'espressione usata in inglese si chiama least developed countries. E in questi paesi ovviamente le biotecnologie o le scienze della biotecnologia che sono sotto questo ombrello sono estremamente importanti per uno sviluppo sostenibile e per aiutare le comunità a rafforzare il modo in cui vivono, il modo in cui crescono. Possiamo solo pensare che la biotecnologia è importantissima non solo per le tecnologie alimentari, la produzione del cibo, ma anche per l'agricoltura e anche per fermentazioni e sicuramente per la produzione di vaccini, per la salute umana, la medicina e così via. Quindi le applicazioni sono moltissime. La TUAS si avvicinò al mondo della biotecnologia già nel 2016 grazie a un giovane affiliato dell'Accademia, il professor Yin Li dell'Accademia delle Scienze in Cina, che produsse un speciale report, una relazione sullo stato delle biotecnologie nei paesi in via di sviluppo, e questo report fu poi pubblicato nel 2018 sul sito delle Nazioni Unite dell'Ufficio di Ginevra. Quindi questo accordo con l'ICGB è importantissimo per la TUAS, anche perché negli ultimi anni abbiamo già lavorato tanto con l'ICGB e grazie a vari scienziati dell'illustre centro come il professor Oscar Burrone, Vittorio Venturi, Sandro Marcello, Natascia Scocco, loro sono stati di incredibile sostegno e aiuto per la valutazione di domande che la TUAS riceve anno in anno, e senza il sostegno di questi scienziati la TUAS non potrebbe andare avanti con i programmi di assegnazione di queste borse di ricerca. Certo, quindi la promozione anche di quella che è, diciamo così, la crescita autonoma di questi paesi attraverso lo studio delle biotecnologie per formare diciamo nuove menti che possano portare allo sviluppo anche quei paesi del mondo. Sì, assolutamente, è essenziale questa attività di rafforzamento della scienza, della capacità scientifica e della capacità di ricerca. Spesso non ci rendiamo conto che la maggior parte delle cose che usiamo, che sia una lavatrice, un'automobile, uno smartphone, sono il prodotto della tecnologia, che è la conseguenza della ricerca scientifica. Quindi noi diamo per scontato tante di queste cose, ma se facessimo un viaggio o un'esperienza in uno di quei paesi in via di sviluppo, ci renderemmo conto di quanto essenziali e importanti sono le attività scientifiche e di ricerca. Certo, e mai come in questo momento, ne parlavo prima fuori onda con Mariana Maculan, relativamente, no, alla ricerca nel campo medico e in particolare nell'ambito del coronavirus, Covid, o meglio Covid-19, visto che siamo in ambito scientifico e quindi bisogna usare magari il termine tecnico più appropriato. Ne parlavamo qualche giorno fa sia con ricercatori che con il rettore dell'Università di Trieste, che ci confermavano come sostanzialmente un po' tutti gli scienziati anche di vari ambiti stiano lavorando in modo integrato per trovare una soluzione, un vaccino, piuttosto che come dire, lavorare anche su aspetti guardando al futuro di quelle che potrà essere la gestione di un potenziale ritorno del Covid, che nessuno ovviamente si augura. Dal punto di vista di CGB, cosa avete messo in campo, su cosa state lavorando? Sì, allora, con il Covid... E mi prendo la licenza di leggere un po', perché io non sono una scienziata e non vorrei commettere degli errori quando parlo di scienza.
Allora, abbiamo l'unico laboratorio in Friuli Venezia Giulia di biosicurezza per la manipolazione e il contenimento di patogeni di livello 3. Quindi da subito abbiamo potuto isolare, coltivare e sequenziare il virus. E questo passo è stato estremamente importante per capire l'origine e la presenza di eventuali mutazioni del virus. E questa ricerca adesso viene ampliata grazie al sequenziamento del genoma di pazienti che hanno già contratto il virus al fine di identificare potenziali fattori di rischio nella progressione dell'infezione. Quindi prima il virus in sé avete potuto isolarlo perché avete le attrezzature, i laboratori esatto. adeguati a farlo, ed ora si lavora, come abbiamo detto più volte anche nei nostri telegiornali, su diciamo così, quanti, su chiaramente i campioni di quanti hanno avuto il coronavirus, e di conseguenza si parla tanto di questo discorso, no? Gli anticorpi sviluppati piuttosto esatto. che la reazione al virus. Esatto, e non facciamo da soli, facciamo sempre in collaborazione, in questo caso con l'Area Science Park certo. e con l'azienda ospedaliera. Infatti riagganciandomi anche all'accordo, volevo anche sottolineare come questo accordo consolida una partnership con TUAS che è già avviata e già proficua. E noi siamo tutti istituti scientifici che collaborano e sono parte del protocollo d'intesa tra la città di Trieste e le istituzioni scientifiche, l'accordo di programma tra il Friuli Venezia Giulia e il Ministero degli Affari Esteri. Quindi tutti questi accordi che già sono in esistenza mirano a creare una rete scientifica di eccellenza nel territorio, di valorizzare i singoli istituti. Questo accordo viene come ulteriore valorizzazione delle nostre rispettivi mandati. E poi ritornando al Covid, allora, sì. Da una parte il sequenziamento, poi parallelamente un secondo ramo di ricerca si incentra invece sui farmaci. E quindi sempre in collaborazione con l'università, con varie aziende del territorio, con l'azienda ospedaliera, ci sono ricerche che si incentrano sulla rimodulazione di farmaci. E questi sforzi ha portato all'individuazione di due farmaci che attualmente sono sottoposti a trial clinici. Sempre contestualmente la ricerca va anche per i vaccini, quindi c'è un altro ramo che si occupa della risposta immunitaria dei pazienti. E ulteriori attività di ricerca sono dedicate alla valutazione dell'impatto dell'infezione sui diversi organi, i polmoni, anche il cuore si vede che può avere delle implicazioni molto gravi. Inoltre all'ICGB siamo stati sollecitati da grandi aziende come Fincantieri, Luxottica, però anche aziende minori, di studiare la persistenza del virus sulle superfici in vista di questa fase 2 e 3, quindi per la sanificazione dei locali. Certo, certo. E poi sempre per quanto riguarda il nostro lavoro di diplomazia scientifica, penso che sia anche importante dire che l'ICGB è stato particolarmente attivo nell'assistere i nostri paesi membri e per quanto riguarda lo studio del Covid. Abbiamo creato un portale web che viene continuamente aggiornato, dove abbiamo messo tante risorse disponibili gratuitamente, e tante informazioni e tutorials per la diagnostica, per operare, come operare col virus, per produrre interferone, e questo è stato molto utile ai nostri stati membri per iniziare ad attrezzarsi ed avere laboratori che possono rispondere alla challenge, alla sfida. Certo. Torno da Max Paoli, che prima faceva un discorso in qualche modo simile sul fatto che molto spesso non ci accorgiamo di quanto sia importante la ricerca scientifica e le scoperte scientifiche rispetto alle semplici cose che abbiamo attorno nella nostra vita domestica. E c'è un altro tema importante da questo punto di vista che l'emergenza Covid ha messo in luce. Primo, banalmente, l'importanza della ricerca, perché è evidente che in questo momento in cui si cerca, diciamo così, di testare, perché i vaccini in realtà ce ne sono, ma vanno chiaramente testati, va capito
quale effettivamente è migliore, quanto funziona, eccetera. Quindi da una parte il valore della ricerca, dall'altra il valore della collaborazione, no? Perché il Covid più che mai ha fatto capire come siamo tutti nella stessa barca a livello mondiale, non italiano-europeo, ma a livello mondiale, perché poi ha colpito indiscriminatamente in tutto il mondo, e quindi il valore anche di un istituto che come dire, fa da ponte anche tra diverse culture, da diversi mondi scientifici, diventa ancora più d'attualità. Paolo. D'accordissimo, d'accordissimo. Posso solo che sostenere quello che lei ha appena detto, forse con una precisazione, che sicuramente nell'ambito scientifico la collaborazione è già una cosa molto ben stabilita e molto radicata nella mente e nella prassi del lavoro di tantissimi scienziati, sia nell'ambito dei paesi già sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Forse è sicuramente vero che le pressioni del mondo economico hanno portato in alcuni casi, purtroppo abbiamo visto, a una mancanza di collaborazione che viene sostituita invece da una competizione e una competitività. Ma in uno statement, in inglese si chiama statement, cioè in un comunicato di importanza ufficiale che l'Accademia, la TUAS, ha rilasciato in occasione della crisi del Covid, sicuramente abbiamo risottolineato l'importanza della collaborazione. Comunque vorrei concludere questa parte del nostro discorso sulla collaborazione scientifica dicendo che nel nostro territorio e nella nostra città, Trieste, l'importanza della collaborazione scientifica è stata chiaramente coltivata è stata chiarissima già da molti anni. Infatti il cosiddetto sistema Trieste, o come lo chiamiamo noi, il SIS-FVG, dove SIS in inglese vuol dire Scientific and Innovation System del Friuli Venezia Giulia, ha avuto con questo accordo recente firmato con la SIGB e la TUAS, ha avuto un piccolo successo proprio perché sigilla più ufficialmente una collaborazione, ma è anche un successo della piattaforma che il SIS stesso ha fornito nell'ambito di questi anni, con incontri e con strategie per la comunicazione tra gli istituti di eccellenza del sistema scientifico di Trieste. Certo. Dottor Paoli, lei immagina un boom di iscritti alle discipline scientifiche delle università italiane non dopo questa emergenza? Sicuramente questo è possibilissimo. Me lo auguro che questo non sia solo nelle università italiane, ma c'è un enorme bisogno di maggior input scientifico anche nelle università di tantissimi altri paesi. Però sottolineerei che non è solo la ricerca scientifica che è importante, è anche l'insegnamento scientifico. Quindi do tanta importanza, come la fu data nel 1987 nella relazione che in inglese si chiama A Common Future, cioè il nostro futuro in comune, che fu pubblicata da una commissione speciale delle Nazioni Unite, in cui si scrisse quanto importante sarebbe stato il lavoro degli insegnanti nel coltivare nelle nuove generazioni ideali ideali di sostenibilità e uno spirito più in linea con i principi della natura e dell'ecologia rispetto alle risorse del pianeta, che in un modo quasi non aspettato questa crisi del Covid ha sottolineato e ce l'ha messo chiaramente in faccia quanto importante sia la nostra convivenza con gli animali, con la biodiversità, in quanto si sa che il virus purtroppo
ha eseguito uno spillover, cioè purtroppo c'è stato un passaggio. passaggio delle specie di animali all'uomo, e questo è già capitato nel passato. Quindi penso che sì, è importante quello che lei dice, che ci siano più iscritti alle facoltà scientifiche, ma anche che l'insegnamento della scienza a vari livelli scolastici sia rafforzato e prenda un ruolo più forte, più importante. Certo, poi tra l'altro stavo navigando per esempio anche sul sito di TVAS prima e di CGB ora e vedo che tra l'altro c'è un banner dedicato proprio al Covid-19 del CGB con le ultime novità su quello che si sta facendo e magari per persone da casa che si stanno seguendo, che sono curiose anche su quelle che sono le ricerche in corso, c'è la possibilità praticamente con aggiornamenti continui di seguire proprio quello che stanno facendo gli scienziati, quello su cui stanno lavorando i ricercatori, è menzionato proprio il progetto anche di cui stiamo Sì. parlando, no? Ecco, tra l'altro questo accordo, dicevamo, si sostanzia in proposte di sovvenzione, finanziamento, conferenze, corsi, programmi di scambio, borse di studio e questo legame chiaramente con i paesi meno sviluppati e le donne ricercatrici e scienziate, no? Sì, e forse anche si può parlare di diplomazia scientifica, e sia ICGB che TUAS sono attori di diplomazia scientifica sia a livello italiano che a livello internazionale. E questo è un progetto che si inserisce in questo contesto. E cosa voglio dire come diplomazia scientifica? Nella nostra membership, i nostri stati membri, molti ad esempio sono stati sotto sanzione, tipo Iran, Cuba, e sono stati che normalmente politicamente sono isolati. Però attraverso la scienza, attraverso questo linguaggio comune, neutrale, questi stati si continuano a parlare. Ci sono collaborazioni tra scienziati di questi paesi con scienziati del mondo occidentale. Quindi ecco che la scienza aiuta la politica, aiuta la diplomazia. E ho vari esempi, adesso non so se ho il tempo, ad esempio l'ICGB porta avanti un progetto che adesso si è un attimo rallentato a causa del Covid, Etiopia e Eritrea. E sono due stati che sono stati in guerra 30 anni e hanno firmato nel 2018 un accordo di pace. Noi abbiamo iniziato a promuovere un progetto di collaborazione scientifica, così gli scienziati di questi stati cominceranno a collaborare, a lavorare insieme e aiuteranno la normalizzazione di relazioni che per 30 anni sono state zero. E quindi tutti i nostri sforzi sono rivolti sì a sviluppare un tessuto scientifico, la ricerca scientifica, ma c'è sempre di base un progetto di sviluppo, un progetto di pace, un progetto di sviluppo sostenibile. Certo, allora poi davo un'occhiata giustamente anche al sito di TVAS con le varie opportunità, con proprio le comunicazioni relative all'accordo di cui stiamo parlando, ma abbiamo parlato anche, diciamo così, di educazione da un punto di vista, da un certo punto di vista, e quindi vedo tra le altre iniziative anche la grande collaborazione con le scuole, no? Di TVAS e di divulgazione scientifica anche diretta ai più piccoli, no? Perché è lì che si vanno in qualche modo a instillare le prime nozioni, le prime idee e si va, come dire, anche a cercare di incuriosire, diciamo così, gli scienziati del futuro, dottor Paoli. Sì, per la TUAS le nuove generazioni sono molto importanti. La TUAS ovviamente è un'accademia scientifica, e come tale ha dei membri che sono scienziati molto illustri e di grande prestigio. Naturalmente questi scienziati tendono a essere avanzati nella loro carriera. È importante quindi per l'Accademia identificare e sostenere anche i scienziati più giovani, i quali sono in uno stato della loro carriera, in uno stadio più iniziale,
Quindi non solo per identificare il nuovo talento, ma anche per sostenere i nuovi giovani scienziati. E poi l'Accademia ha vari programmi grazie ai quali o tramite i quali si sostengono giovani scienziati ancora prima del livello di cui ho appena parlato, che è riferivo a quelli che noi chiamiamo young affiliates, cioè i giovani affiliati. E penso che l'accordo con l'ICGB e la TUAS ha anche un'enfasi sui giovani scienziati, quindi a sostenere le nuove generazioni. E sono sicuramente molto ispirato dal lavoro che sta avvenendo sullo sfondo di questo accordo con l'ICGB, perché c'è anche una proposta di progetto sullo sfondo, quindi dietro le quinte, su cui abbiamo lavorato per vari mesi insieme a Martina Viviani dell'ICGB e anche il direttore dell'ICGB, Lawrence Banks. E questa proposta di progetto è praticamente pronta e quindi speriamo, ci auguriamo veramente che possa ricevere dei fondi in modo tale da avviare un nuovo programma che indubbiamente avrà un impatto decisivo. Ecco, chiudendo ancora con Mariana Maculan di CGB, sullo sfondo di tutti questi progetti, di queste collaborazioni, della diplomazia scientifica, della cooperazione internazionale di cui parlavamo, c'è ovviamente quella che con un termine moderno si definisce un po' la mission, no, di CGB, che è comunque il miglioramento della vita collettiva, quindi sì, in tutti i paesi nel mondo, grazie a uno sforzo scientifico e di relazione, diciamo così. Sì. Il nostro più grande finanziatore è il Ministero degli Affari Esteri italiani, perché così generosamente ha supportato il centro ma anche TUAS da decenni, è perché grazie al nostro lavoro il Ministero degli Affari Esteri italiani vede come la politica estera italiana in materia di scienza può essere implementata dalle nostre istituzioni, dal sistema Trieste in particolare, visto proprio a Roma come l'avamposto della politica estera per quanto riguarda la scienza. Bene, quindi insomma ancora una volta si cerca, come dire, di far capire anche in modo più divulgativo a tutti, no, quali siano le importanti risorse scientifiche da una parte e di dialogo internazionale che sì, sono operative sul nostro territorio, no, vicino casa, no? Non sono cose distanti, esatto, ma un lavoro che scienziati, ricercatori e persone appunto che si occupano anche come dire, di politica di sviluppo internazionale fanno ogni giorno, no, con questo obiettivo. Allora, io ringrazio molto il dottor Paoli e la dottoressa Maculan per aver, grazie, parlato di questo importante accordo, per essere stati qui con noi e per aver, come dire, anche condiviso un po' di idee sulla ricerca scientifica e sulla cooperazione internazionale in un momento che ne ha particolare bisogno. Grazie ancora. Grazie. Finisce qui il nostro spazio dedicato alla scienza di Trieste in diretta. Restate su Tele4.